Ciao a tutti cacciotti, benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed 4 Black Flag. Voi non vedete niente, perché non vedete niente? Voi la vedete? Sì, ora vedete! Ok. The fails, oh my god, bro. Allora, siamo qui oggi per fare non so cosa. Tanto volevo derubare questa donzola. E la... Due potenziamenti sono disponibili nella cabina del capitano. Interessante. Allora, la mia missione dov'è che è? Manoscritto. Scrigno. Frammenti dell'animus. C'è ancora una bella zona da esplorare. No, non si può esplorare, immagino. Non è tutto esplorabile. Cioè, sarebbe poco senso. È un mondo gigantesco, sarebbe impossibile esplorarlo tutto. Allora, direi che possiamo andare ad esplorare, quindi. Qua vengono delle armi. Dato che ho 7000, magari riesco a prendermi, non so, delle pistole più potenti o delle spade anche. Penso delle spade sarebbero comode, più potenti. Ehi là, signore! Come la va? Tutto bene? Acquista proventi della caccia. Pelle di uccellotto, di cervo, di pesce martello. A me cosa serve? Wait a moment. Per la vita soprattutto. Fabbricazione. Fondere pistola. La megattera mi serve. E la pelliccia di giaguaro. Megattera e giaguaro. Megattera. Non c'è nessuno dei due. Interessante. Scimmia cappuccina. Posso uccidere le scimmie? Queste sono marmotte, capromide, è una marmotta. Scimmia urlatrice. L'uccellotto. Vendi proventi della caccia. Io ho pelle di cervo, di iguana, di pesce martello, un osso e il giaguaro bianco. Mi serve il giaguaro normale. Vendi carico. Il zucchero. Vendi lo zucchero. Esatto. Rum. Vendi il rum. Vendi. Metallo no, legname no, tessuto no, perché mi servono. Opere d'arte, mobili. Ok, la smetto. Vestiti, munizioni. Dardi soporiferi, dardi del furore. Riempi subito. Sono strautili. Grazie mille. Ok. Set di spade. Allora, 6500 R. Più velocità, più danno. Questi non posso comprarli però. Proviamo il set di pistole allora. C'è una pistola a vista che posso comprare. 2-4 2-2. Io ho il pistola a piede a focaia. Cos'è? 1-1-3 2-2-3. Pistola d'acciarino. Minchia. Pistola da ufficiale spagnolo. Già è carina. Canna lunga ancora di più. 9000. I'll give you good day, sir. 9000 mi piace. Quasi quasi, sai cosa? Vendiamo uno squalo, un martello, come cazzo. Vendi proventi da caccia, 600. L'osso di pesce martello solo 400, sei un cane. E allora niente, Next Suki. time. Next time, hai ragione. Ok. Ok, siamo qui a 96 metri. Eh no, devi salire. Allora, qui c'è un qualcuno. Sì, mi dispiace ragazzi di avervi traumatizzato in questo modo, ma era un cane. Ok. Dobbiamo parlare con il pirata qua. Penso sì, penso sia un pirata. C'è un frammento? Dov'è il frammento? Frammento. C'è una scala. Non che io l'abbia utilizzata, però. Ah-ha! Ok, devo fare la missione. Concordato delle polveri. Cos'è? Quella del Parlamento inglese? Guardali, traditori. Mi viene il sangue amaro a pensare che ho dato retta a Ornigold e alle sue pompose stronzate.
In verità siete un uomo di principi, capitano Hornigold. Uh-huh. Un uomo, credo, che saprà capire le mie idee. Fidati, noi ce la caveremo, Charles, con l'orgoglio intatto. Però che arroganza. Hai pronto un piano che vuoi espormi? Nassau è finita, questo è sicuro. Io dico di salpare stanotte e di riunirci al mio covo. Va bene, qual è il piano? Gli inglesi hanno scaricato tutto a terra. Se rubiamo polvere da sparo e pece, potremo incendiare una nave e usarla per sfondare il blocco, mandandolo in mille pezzi. Sì. Usiamo la nave di Raka. Non è un buon capitano. La mia coscienza è pulita. D'accordo. Tu procura la polvere da sparo, io penso alla pece. Ok. Ruba 4 balili. Barili di polvere da sparo. Ok, ah, ce n'è uno qua vicino. Così easy. Non hanno campane, quindi potremmo ucciderli tutti. Ok. Ah, ma era dentro. Ah no, no, è qua, qua, qua. Ok. Yes, yes, bro. Fangura. Oh, pensavo fossi morto. Yeah, bro. Oddio, quante capovolte. Beh, dov'è? Ah, qua. Lì ce n'è uno. Ma non ci sono campane, quasi quasi. Ok. Ruba. Beh, 2 ore, cazzo. Il fatto che ci mette 2 ore, mi sa che vuol dire che in maniera stealth questa sarà difficile farla. Un marina. Yeah boy, for sure. Allora, ce n'abbiamo uno vicino a 140 metri. Oddio, guarda quanta gente c'è qua. Easy. Ah, ti ho parato da dietro la schiena, non so se hai capito. Easy. L'importante è capire come contrattaccare. Ci prendi un po', ci prendi anche un po' di gusto dopo un po'. Abbiamo 1 su 4. Va bene. Il prossimo è a 106 metri ed è in questa direzione. Salta un po'. Salta, salta. Sei scarso. Sei scarso. No, è inutile. Sei scarso come una merda. 80 metri. Io ti dico, io entro a manetta, spacco tutto, ammazzo famiglia, spacco bottiglia. Eh no, qua c'è una campana. Merda. No, non mi piace tanto sta roba, eh. Non mi piace tanto per davvero. Vediamo, le altre zone sono tanto più complicate. Questa è una delle più grandi. Ah, una è in mare, addirittura. Ah no, è vero, è sempre terra qua. Solo che devo ancora esplorarla. Niente, bisogna andare prima là.
Sali un po'. Zona vietata. Chi lo dice che è una zona vietata? Io non di sicuro. Oh, ciao. Stop there. Stand still. Cosa fai? Sali qua sopra. Oh cazzo, sali qua sopra. Vieni, vieni, vieni qua. Allora, per prima cosa. Oh merda. Non è molto saggia come cosa, eh. Sali. No, non è stata molto saggia. Andiamo dall'altro. Perché mi sa che quello era il tipo più difficile. Quindi lo faremo per ultimo. È inutile che suoni la campana, Pizzimid. Ah, lol. C'è qualche campana? Non mi pare. Oh, ok. Ah, pensavo qualcuno mi avesse visto. Fatto in un colpo. Te sei fuori dalla zona, lo sai? Esatto. Allora, che ne dici se ti incalzi un pochetto? Uccidi tutti! Oddio, con l'ascia? One shot? No. Eh no, pensavo di uccidesse il momento. Oh merda. Oh, poca vita. Uccidi i tizi. Ok, allora questo lo derubiamo perché mi dà un botto di roba se non sbaglio. C'aveva la pistola, quindi. No, solo soldi. Ah no, ecco, proiettili pieno. Dardi soporiferi, mi piace. Non so come faccia ad avere dardi soporiferi lui, però va bene. Allora, vediamo se la merda. Ah, ti ho detto ruba, minchia, mancava pochissimo. Vabbè. Ok, 2 di 4. Questi qua mi piacerebbe tanto ammazzarli. Infatti lo farò. Sì, diciamo che ho preferito andarmene leggermente. Ho preferito andarmene leggermente. Porca vacca, quanti cazzo sono? Veloce. No, non di là però, Là c'è altra gente. Puoi andare qua sotto? Grandissimo, vai. Merda. Caccio, ne hanno di voglia.
Qualcun altro? No? Sicuri? 100%. Grandi successi? Mi hai sentito? Yes, che mi hai sentito, brutto bastardo. Non solo qui non mi hai visto. Certo. Ok, allora. Questa sarà un po' una palla. Allora, si usa i cosi del furore. Su quello. E ci nascondiamo. Ah, merda, l'allarme. Non ci avevo pensato. L'arma per cosa tanto? Quello riesco a prenderlo da qui? No. Ce n'è un altro! Che mica, sei serio? Al costo di usarli tutti... Quanto sto ricando? 16 minuti. Torna nel gioco. Spara in testa! Grande! Dai! Spara quello! Sei serio? Morto così. Vabbè. Allora. Ellie, bisogna rimuovere la cazzo di... troppo lontano. C'è qualcosa in cui nascondermi? Di decente? Ah sì, c'è questo. Hello! Come la va? Tutto bene? Chi sta cercando di uccidere? Non c'è nessuno. Grande! Io andrò lentamente. Molto lentamente. Andrò a uccidere quello lì che è lì. Dov'è? Brum 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 brum. Ok. Prendiamo il barilotto di brum bumele. Come cazzo si chiamava? Di brum bumele. Con la dell'orco rubio. Dai, cazzo è che non guardavo la televisione. E giusto perché posso. Farò così. Bitches. E ora ce la possiamo andare. Allora, l'ultimo, eh. Qui. Dobbiamo prendere questa strada, bisogna fare un giro boia, va bene. Ok, l'unica cosa è che magari bisogna andare a fare un piccolo rifornimento di provviste. Emporio. Faccio un salto lì perché ho bisogno di più dardi. Come zona vietata? Non sono in una zona vietata, cazzo dici? Pezzo di merda. Cosa cazzo vuoi da me? Ma vai via! Babba via, che cane che è sto tizio, è un cane. Sempre sporco di paglia poi sto Edward, mannaggia. Ah, aspetta, era qui. Ok. Munizioni, dardi soporiferi, riempi. Esatto. Pomme fumogene, riempi, esatto. Rig del furore, riempi, esatto. Molto bene. Comunque per questo episodio penso possa essere tutto. Arriviamo giusto alla zona, così facciamo 20 minuti secchi. Ok, allora, di qua. Gallina. Ciao gallina. Perché non posso fare animale domestico con la gallina? Cos'è sta mafia? Vabbè. Ok.
Là c'è un botto di gente. Direi che ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.